E bella a tutti ragazzi e benvenuti oggi a questo nuovo video del mio allevamento. E niente ragazzi, appunto dopo tantissimo tempo sono tornato finalmente dall'Austria e niente, sono carichissimo, pronto a ricominciare con i video. Oggi, come già letto nel titolo qui sotto, parleremo dei fasmidi. Faremo l'intro dei fasmidi per dopo cominciare a fare tutte le schede di allevamento su varie specie di fasmidi. Inoltre il video seguente a questo, insomma, fra poco tempo caricherò un video sui miei amici allevatori. I miei amici allevatori che ho deciso di pubblicizzare, dove metterò anche la loro email, dove voi potete contattarli. E magari se io non ho delle specie che a voi non interessano, potete anche contattare loro. E tra cui ce ne sarà anche uno che costruisce teghe che io acquisto. E tra l'altro quella lì, che vedete di trasparente con i bordi di legno, quella lì è da 3 teghe per fasmini costruita da lui. Al momento vuota, ma presto si riempirà e sarò molto molto contento di presentarla. E niente ragazzi, bando alle ciance, partiamo subito con il video. Ciao! I fasmidi appartengono all'ordine degli insetti, infatti se andrete a contare le loro zampette saranno proprio 6, come proprio nei fasmidi. Sei? 6. Saranno proprio 6, appunto, come in tutto l'altro regno degli insetti. E appartengono all'ordine Phasmatodea, che dal greco che vuol dire fasma, che vuol dire fantasma, perché il loro principale sistema di difesa è caratterizzato non dal difendersi attaccando o emanando delle cose sgradevoli per i predatori, ma semplicemente mimetizzandosi e passando inosservati, questo prendendo delle forme molto particolari. E niente, appunto, adesso andiamo a vedere quali sono le 3 forme principali dei fasmidi. Le 3 principali forme dei fasmidi sono appunto l'insetto stecco che stiamo vedendo ora, l'insetto foglia secca che è uno dei miei preferiti e infine abbiamo l'insetto foglia che imita in tutto e per tutto una foglia con anche dei bordini secchi o smangiucchiati. I fasmidi sono insetti oleometaboli, infatti la neanide è identica all'adulto. Il maschio per la riproduzione in alcune specie di fasmidi, nomino una di tante, per esempio il Medauridex radentata che è uno dei più comuni, il maschio in alcune specie appunto è inutile per la riproduzione. Cioè, in che senso? Durante la riproduzione in natura è molto difficile che maschio e femmina si incontrino, proprio perché questi fasmidi, questi insetti vivono spesso in aree molto molto vaste e quindi il maschio, vivendo molto meno della femmina, non ha magari il tempo di arrivare a tante femmine, quindi morendo prima la femmina non si potrebbe più riprodurre, facendo così finire la specie. Quindi i fasmidi si sono inventati questo nuovo tipo di riproduzione, cioè la partenogenesi. La partenogenesi cosa vuol dire? È una riproduzione asessuata, cioè effettuata da un solo individuo, in questo caso un individuo femminile, che darà alla luce delle uova dall'addome, che saranno fertili, solo che saranno ovviamente dei sosia uguali alla madre, infatti saranno tutte femmine. Questo è il motivo per cui alcuni fasmidi, tra cui nomino il Cyphlodes syphilus, i maschi sono diventati praticamente rarissimi, perché riproducendosi solo femmine, i maschi stanno in molte specie praticamente scomparendo. Appunto nella Cyphlodes syphilus si sta ancora verificando se ne siano rimasti pochi esemplari o addirittura estinti. Dalle uova degli adulti, in questo caso io vi farò vedere dei piccoli, delle neanidi, le andremo a chiamare, di Medauridex, adentrata appunto questo tipo di fasmide del Vietnam, e praticamente dalle uova degli adulti semplicemente nasceranno delle copie identiche all'adulto, solamente in piccolo. Come potete vedere in questo terrarietto, io si vedono tutti i mini insettini, faccio vedere in confronto al mio dito, sono molto piccolini. E come nominato prima, le neanidi si classificano in diversi modi. Appunto, i fasmidi si suddividono anche in insetti piccoli, medio piccoli, medi, medio grandi e grandi.
Un insetto piccolo, per esempio, potrebbe essere un Dares filippinensis, che non è un fazmine molto conosciuto. E infatti, per i piccoli, si fa dalla neonide appena nata, che è un L1, la prima muta L2, la seconda muta L3, L4, per poi fare la muta del subadulto e dell'adulto. Questo è per i piccoli. E così, aggiungendo dai medio piccoli un L1 in più, aggiungendo un L in più, quindi fino a L5, L6, L7, fino ad arrivare a quelli grandi, che possono arrivare anche fino agli L8, per poi diventare subadulti e adulti. Faccio per esempio il nome del Phoebaticus kirby, che ancora non è neanche possibile commerciare, cioè non è in vendita. E non si vende ancora, non è legalmente vendibile, diciamo. E appunto quello è una specie di insetto stecco normale, classico marrone, solamente lungo 50 cm, quindi potete capire che dovrà fare molte mute. Inoltre, come altro sistema di difesa, oltre al mimetismo, questi insetti hanno la strategia che, se arriva un predatore come un uccello e comunque li scova, e prendendo una zampa dell'animale, automaticamente usano l'autotomia, cioè si staccano l'arto, gli si stacca l'arto e loro potranno vivere tranquillamente, anche senza un arto, vivendo tranquillamente. Infatti in teca io ho alcuni insetti senza una gamba, perché magari si sono impicciati tra di loro, eccetera eccetera. E appunto, se sono adulti non facendo mute, le zampe non ricrescono. Se invece ne anidi, con il susseguire delle mute, la zampa può ricrescere. Parlando dell'alimentazione, appunto, dei fasmidi, sono animali vegetariani, infatti mangeranno e berranno tramite le piante. Quindi, come alimentazione, dovremmo andare a somministrare la pianta nutrice. Pianta nutrice prende il nome quella pianta, nutrice prende il nome quella pianta, che è il cibo per... scusate, una zanzara, prende il cibo proprio... che diventa il cibo per i fasmidi. In questo caso, la maggior parte delle specie che ora sono allevabili in commercio mangiano il rovo, anche se alcune, come per esempio il Deferrodus gigantea, possono mangiare anche eucalipto, oppure l'Exatosoma teratum, anche il quercio, l'eucalipto e anche molte altre piante nutrici. E niente, appunto, per l'acqua invece andremo a spruzzare con un nebulizzatore come quello che state vedendo alla fine del mio dito, verde con il coso nero, con un nebulizzatore del genere, una o due volte al giorno e sulle foglie. Infatti vedrete che l'insetto andrà a mangiare e aspirare le goccioline sulle pareti o sulle foglie della pianta nutrice. Comunque, ragazzi, nonostante tutte queste un pochino complicazioni, allevare fasmini in casa è molto semplice. Infatti, adesso vi farò anche vedere un pochino come allevarli. Di setup, in questo caso, diversamente dagli insetti da pasto, io mi sono trovato bene con tre tipi di setup. Il primo setup è una teca standard per fasmini, che non si trova in commercio ma si può costruire, costituita da alta in legno e rete, o magari con lo sportellino in plexiglass. Comunque, se andate magari su qualche video di Terrarium Channel, Luca La Grassa, potrete anche vedere magari qualche immagine nel suo primo video sull'allevamento dell'Euricanta calcarata, quel tipo di teca per fasmidi, che io uso più o meno quelle, comunque ve le farò vedere in un prossimo video perché mi arriveranno. Oppure potete utilizzare dei fauna box, come per esempio quello lì col tappo arancione, vedete? Per esempio. Oppure potete utilizzare un fauna box, solamente magari allestito in modo diverso. In che modo? Allora, se si utilizzerà legno e rete, il terrario alto e il legno e rete, che sono quelli che utilizzo io, e io comunque faccio con questo substrato, dovete andare a mettere della carta Scottex, semplicemente della carta Scottex, e tenerla umida, non frascica, umida. Dovrà essere il giusto, insomma, proprio perché terrà all'interno della teca l'umidità giusta per far vivere gli animali.
Invece nell'altro setup per i Fauna Box, naturalmente per qualche Phasmid o più piccolino, che quindi anche se stanno più in larghezza l'altezza gli va bene, oppure per qualche specie, nomino la Haniella de Hani, l'Euricanta calcarata, sono specie particolarmente terricole, infatti spesso potete trovarle tipo sembrano morte per terra, affiancate a un angolo e sembrano morte. Molto spesso io stavo tipo per buttarle perché sembravano morte, solo che dopo, capendo bene, ho visto che erano proprio delle specie che avevano l'attitudine a essere terricole. Quindi magari potrete mettere la pianta motrice che non è troppo alta e quindi comunque vivono bene. Il terzo setup infatti è sempre un fauna box come quello, solo con un substrato di terra, perché anche nel terriccio che si possono allevare i fasmidi, solo che ve lo sconsiglio io personalmente, perché se raccogliete le uova sarà molto molto difficile individuarle e poi si andrà incontro molto spesso alle muffe e quindi insomma non ve lo consiglio molto. Mentre invece lo Scottex, mettete il foglio di Scottex sui due fogli di Scottex pieno di cacca, raccogliete le uova, la cacca con il fogliettino, lo piegate e lo potete buttare e nuovamente metterlo, questo a pochissimo prezzo. Mentre invece il terriccio, comunque costando praticamente uguale poi alla fine, è più sconveniente, perché le uova si ammuffiranno prima, non le potete raccogliere, avrete meno nascite, è un pochino più sconveniente, però per qualche specie, però qualcuno se vuole può anche provare e magari poi mi dice quali sono i suoi risultati. E niente ragazzi, questo video finisce qui, e purtroppo finisce qui, perché io starei a parlare ore dei fasmidi, perché sono il gruppo di insetti mio preferito, sono gli animali secondo me più belli da allevare. E niente, purtroppo appunto finisce qui questo video, e se a qualcuno magari è venuta voglia di allevare fasmidi, oppure magari è interessata a qualche fasmide, in descrizione lascerò la mia lista delle disponibilità, che ho messo anche nel video prima, che scusate ma la wifi in Austria non funziona. Appunto quel video, sotto in descrizione c'è la lista delle disponibilità. Voi se siete interessati nei commenti scrivete hashtag tutto attaccato sono interessato, e poi scrivete quello che siete interessati, magari mi chiedete i prezzi, oppure ho già scritto che sarei interessato anche magari a qualche allevatore che ha delle specie. Io prima avevo tantissime specie, adesso le voglio riprendere, e magari qualche allevatore che ha delle specie che io non ho. La lista qua sotto delle specie che già ho, così sapete anche se avete specie che io non ho. E niente ragazzi, appunto purtroppo questo video finisce qui, ci rivediamo fra pochissimo al prossimo video con l'allevamento dei Medoridea extra dentata. Il fasmide è uno dei più semplici che vi consiglio da allevare. Ciao! E naturalmente ragazzi, come al solito, le cose da dirvi mi vengono alla fine. E niente, appunto vi volevo dire che voi, se siete interessati magari da me o da qualcun altro, acquistare o scambiare, insomma, avere delle uova di fasmidi, vi lascio al video. Andate sul canale di Biosfera di Bobo Guru, che ha caricato precisamente ieri notte, mi sembra, adesso non lo so bene, e come allevare fasmidi, l'incubatrice si chiama, e ve lo consiglio perché lì spiega benissimo come costruire un'incubatrice, scusate ma si è mosso la fotocamera, come appunto fare un'incubatrice adattissima. E niente, noi appunto ci rivediamo al prossimo video, ciao.